Per scaricare Blender 2.8 dobbiamo andare sul sito dove ci sono le compilazioni giornaliere, oppure seguire l'altro video che vi linkerò nella descrizione per compilarlo in Ubuntu. Andiamo sul sito builderblender.org/download e cerchiamo la versione di Blender 2.8 relativa al nostro sistema operativo e al numero di bit che supporta. Nel mio caso Linux 64 bit e scarico, si clicca e con Chrome il download parte direttamente. Una volta scaricato il file lo decomprimiamo, vedete Blender 2.8.0, lo decomprimiamo e andiamo a copiare i file. Possiamo copiare direttamente una cartella o, come mi è più comodo, creare una cartella nella home di Blender 2.8 e copiare all'interno tutti i file. L'eseguibile è il file Blender. Se clicchiamo due volte verrà caricato Blender. La versione 2.8 è una versione che, come dicevamo, che è in via di sviluppo al momento, è in beta. Possiamo utilizzare il sito developer.blender.org per tenere traccia delle modifiche e delle implementazioni che stanno avvenendo in Blender. Questo sito al momento interessa sia le versioni 2.79 sia la versione 2.8. Basta semplicemente accedere al tag oppure fare una ricerca, eccetera, eccetera, e possiamo vedere come stanno lavorando e come stanno sistemando vari bug e implementando nuove funzioni. Ad esempio, se ci interessa conoscere lo stato delle API, possiamo fare una ricerca di API e vedere tutti i topic inerenti alle API per la creazione di script. E possiamo andare a aggiungere un tag 2.8, bfblender2.8, rifare la ricerca e vedere solo le task che sono inerenti al mantenimento delle API. E qui abbiamo tutti i programmatori che stanno lavorando al software che colloquiano tra di loro. Come potete vedere, essendo tutto open source, è possibile andare proprio a spiare, tra virgolette, e addirittura se ci registriamo possiamo andare a commentare o a dare consigli se siamo in grado. Al momento non è ancora possibile segnalare bug, ma quando sarà possibile si potrà fare tramite questo tasto report bug. Al momento si possono segnalare bug per la 2.79, perché al momento non ha senso segnalare bug su cose su cui stanno ancora lavorando. Cioè, magari noi vediamo una cosa che è finita, però in realtà non è finita e loro stanno continuando a lavorarci e non ha senso segnalare errori che comunque loro sanno già che ci sono e che preferiscono sistemare alla fine quando tutto poi funzionerà insieme. E anche per questo video è tutto. Adesso avete la vostra versione di Blender 2.8 e seguiteci su questo canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, ci saranno presto nuovi video soprattutto su Blender 2.8 e buona giornata, arrivederci, grazie.